Ciao ragazzi, da poche ore è uscita un'interessante intervista di Higuaín che veramente rischierà di far arrabbiare molta gente. E sto parlando di De Laurentiis da una parte, ma anche lo staff della Juventus dall'altra. Vedrete, si sarà tolto un casino di sassi dalle scarpe. Questa intervista è stata rilasciata al quotidiano Marsa, io l'ho tradotta in italiano e adesso ve la leggerò in modo integrale. Qui sotto troverete il link se volete andare a leggere la versione spagnola dell'intervista. Ora, non scordate di lasciarmi un like e se sei nuovo iscriviti al mio canale. Gonzalo Higuaín si è portato a casa un sacco di gol, ma ha sempre vissuto nell'occhio dell'uragano. Capocannoniere nelle grandi squadre in Europa e nella sua nazionale, l'Argentina. Grandi parole. Il Pipita ha battuto molti portieri, però molte volte le sue favole si sono interrotte con errori davanti proprio agli stessi portieri. Gli obiettivi, ma anche i fallimenti che sicuramente, ingiustamente, sono rimasti nella sua memoria. Higuaín è una persona equilibrata e qui ci sono le sue confessioni. Il Pepita si mette a nudo, puro e crudo. Higuaín e la critica. Gonzalo Higuaín spesso è caduto in diversi tipi di critiche da tutti i lati e ha avuto un brutto momento. Persino ha confessato di aver smesso di uscire per paura di quello che potevano dirgli, ma lo ha già superato e gli è costato molto in termini di morale. Mi sono sempre pentito di essermi rifugiato e di non uscire per paura di quello che mi avrebbero potuto dire. La gente dice coi soldi che guadagni, però gli amici non possono essere acquistati. Trascorro il Natale con persone diverse, voglio vedere mia madre e lei deve prendere 15 ore di aereo per arrivare da me. Certo che posso pagare il biglietto, ma non l'avrò qui tra 10 minuti mia madre, la gente non lo vede, la gente non lo capisce. La gente crede che possa metterla dentro un arco e spararla dove voglio perché posso pagare per questo, non è così. Ho giocato nelle migliori leghe, nelle migliori squadre, in 3 coppe del mondo e nella Coppa America. A 5 anni non immaginavo il 10% di questo, ma l'ho fatto. Perché dovrei preoccuparmi di quello che dicono? Quando ho iniziato a capirlo, ho iniziato a uscire, a vivere di più e a vivere meglio. L'Argentina e il fallimento. Se in diverse parti del mondo sono stati duri col Pepita, non lo sono mai stati tanto quanto nel suo paese, l'Argentina. Lì è inevitabile ricordare la finale della Coppa del Mondo persa e quelle 2 Coppe America accompagnata da un'istantanea di Higuaín che sbaglia mandando la palla alta lontano dai 3 pali. Non è facile sentirsi dire questo ragazzo non è più utile, questo ragazzo è un fallimento, questo ragazzo non può giocare, fa male sentirselo dire. Sì, è vero, non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma fallire? Raggiungere 3 finali non è un fallimento. Chi sognava di giocare a pallone e non è riuscito a farlo ha fallito? È una parola enorme, fallire. Ma, beh, tutti quelli che dicono che non soffrono sentire la parola fallimento mentono. Ora si parla del suo clamoroso fallimento nella finale della Coppa del Mondo. La palla tra i suoi piedi, Neuer è l'obiettivo per lui e l'attaccante l'ha mandata fuori. Quel giorno hanno anche annullato un gol e quel giorno Götze ha finito per dare la Coppa del Mondo alla Germania nel tempo straordinario. È così che Gonzalo ha spiegato un film che continua a rivedere nella sua testa. È stata una giocata inaspettata, dovevo essere lì e sfortunatamente non ci sono riuscito. Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente, non so se oggi rifarei la stessa cosa. Il cross parte io sono di schiena, me l'ha dato con un difensore a 15 metri, appena mi giro avevo l'arco della traiettoria del pallone che mi arrivava davanti, sembrava facile, ma non lo era. Dopo quella Coppa del Mondo, dopo quella foto, Higuaín ha confessato di essere stato vicino a lasciare il gioco del calcio, ma non lo ha fatto per sua madre, perché lei era malata e soffriva molto delle critiche che subiva suo figlio Gonzalo. Stavo per smettere di giocare, ma mia madre mi disse di no, di continuare. Se fosse dipeso da me, avrei smesso. Stavo lasciando il calcio, che era qualcosa che amavo, però amo di più lei. Mi ha detto che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei. Higuaín arrivò al Real Madrid molto giovane, divenne un eroe quasi dal primo giorno e fu importante nella rimonta nella Liga. 7 anni dopo è andato al Napoli per 40 milioni e lì ha cominciato a segnare tantissimi gol, è stato 2 volte capocannoniere e ha battuto il record del marcatore maggiore in un campionato in Serie A. Ma se ne andò, come da Madrid, senza uscire dalla porta principale. Nell'occasione disse, l'anno scorso sono stato a Madrid per il pubblico, per l'allenatore e per i miei compagni di squadra, ma quest'anno ho cambiato la decisione. Non è stata una botta di testa, ho preso la decisione con la mia famiglia. Quando sono dovuto partire, il Bernabeu mi ha fatto piangere. La stessa cosa è successo anche a Napoli. Ho sempre un grande affetto per i luoghi in cui vado a giocare.
Dopo 3 anni giocati a Napoli, venne ceduto alla Juventus per 90 milioni. Nemica giurata del Napoli. I napoletani non lo hanno perdonato e neanche De Laurentiis, che lo ha definito un traditore. Alla vecchia signora è arrivato anche Cristiano Ronaldo, con il quale quest'anno Higuain torna a giocare dopo aver fatto un viaggio di ritorno a Torino. Su De Laurentiis Higuain dice: «Non c'era relazione, il suo modo di pensare non era il mio. È stata una mia decisione, ma anche lui mi ha spinto a prenderla. Non volevo stare un minuto in più con lui». E invece ha anche una frecciata per la Juventus con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, quando l'anno scorso è stato mandato via Higuain. «Con l'arrivo di Cristiano il club ha voluto fare un salto di qualità e mi hanno detto che non potevo continuare e che stavano cercando una soluzione. Ma lo dicono tutti, mi hanno mandato via a calci. Non ho chiesto di andarmene, mi hanno cacciato». Come vi dicevo, queste sono state affermazioni molto forti di Higuain. Personalmente, anch'io l'anno scorso non ho apprezzato il trattamento che la Juventus ha riservato a Higuain, perché Higuain comunque è sempre stato un bomber che negli anni ha garantito un numero minimo di gol molto alto. Sulla storia dell'addio al Napoli, diciamo che De Laurentiis non so bene che ruolo abbia avuto in tutto questo. Certo che una volta che aveva visto che Higuain se ne sarebbe andato, a lui secondo me incassare quei 90 milioni non è dispiaciuto, e ha scaricato totalmente la colpa di questo addio molto grosso in casa napoletana su Higuain. Ora ti chiedo, lasciami un commento qui sotto e dimmi tu cosa ne pensi di tutte queste affermazioni di Higuain. E se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale. E non dimenticarti di attivare la campanellina in modo da non perderti nessuno dei miei prossimi video. Ciao ragazzi!